ragazze, allora oggi voglio mostrarvi quello che ho preso ultimamente alla Lush. Ecco qua la mega borsa. Sapete che sono molto molto appassionata di prodotti Lush e sono entusiasta perché a parte che ne hanno aperto uno a Trieste qualche mese fa, ma sono ancora più entusiasta perché a Amsterdam, dove sto per trasferirmi, ce ne sono due, quindi, e poi infatti ho pensato, ma mi mettono la Lush a Trieste proprio quando sto per trasferirmi, prima no, vabbè, comunque vi faccio vedere quello che ho preso. Quasi tutto l'ho preso a Trieste e un paio di cosine le ho prese in Slovenia perché alcune cose appunto a Trieste non le ho trovate. Adesso vi faccio vedere tutto. Allora, prima cosa che ho preso è la crema mani Mania, che è appunto una crema mani molto molto, almeno così da descrizione sul catalogo ho letto che è una crema mani molto idratante, molto corposa. Ha un odore molto leggero, per niente forte. L'ho usata ultimamente sulle mani perché le mie mani, dopo aver usato per mesi l'altra crema, quella della Neutrogena, le mie mani erano davvero disastrate, in più con la neve che c'era fino a qualche settimana fa, giocare a palle di neve così le aveva ridotte davvero al limite, e questa crema me le sta piano piano rimettendo a posto. La pelle la sento molto più morbida perché addirittura sulle nocche l'avevo così ruvida che si screpolava e mi uscivano dei taglietti. Con questa è già molto meglio, però devo dire che mi aspettavo un po' di più da questa crema. Vabbè che la sto usando da poco, però ecco, pensavo fosse più idratante, però comunque una buona crema. Poi ho preso la mascherita Piperita, che è una maschera per il viso purificante, sgrassante. Sapete che ho la pelle mista e un paio di volte a settimana, una o due volte alla settimana appunto, mi piace usare questa maschera. Non è la prima volta che la compro, chi mi segue da tanto lo sa, ed ha un odore sì di menta, però sento anche molto questo retrogusto di fagioli e continuo a non apprezzare questo profumo, ma continuo ad adorare le proprietà purificanti di questa maschera. Poi ho preso il Signore dei Granelli e ve lo faccio vedere subito, lo apro. Intanto con la mascherita Piperita mi sono sporcata tutti i jeans, ma vabbè. Allora, e questo praticamente è uno scrub corpo, vedete che ha i granellini, è molto idratante e esfoliante per il corpo. Lo userò una volta a settimana sotto la doccia. E io questo non l'ho mai provato, quindi non so se consigliarvelo o meno, ma vi farò sapere. Per adesso il profumo che ha direi che è molto molto invitante. Poi ho preso Parole di Burro, che allora questo era da tanto che volevo prenderlo. Ho sentito parlare molto bene di questo idratante, è un idratante solido, e già tenerlo in mano con il calore del corpo si squaglia e idrata la pelle. Loro consigliano di usarlo appena usciti dalla doccia, proprio perché credo che la pelle sia ancora più calda, essendo umida fa sciogliere molto più facilmente questa barretta solida, e appunto vi idrata la pelle, è super super idratante, quindi la consiglio a tutti quelli che hanno, a tutte quelle che hanno la pelle molto secca sul corpo, sulle gambe, è il caso mio. Poi ho preso questo, che non mi ricordo come si chiama, aspettate che guardo sul catalogo. Ah, ok, si chiama Fuori dai piedi ed è questa specie di saponetta, si è praticamente sgretolata ed è una specie di saponetta a forma di piede. Non l'apro di più perché altrimenti mi va dappertutto, e a sto punto non so nemmeno io come usarla, non credo sia normale che si sia sgretolata in questo modo. Comunque appunto andrebbe usata sui piedi tipo pietra pomice, perché ho detto vabbè, adesso devo concentrarmi anche un pochino sui piedi perché li sto trascurando ultimamente, quindi mi sono presa, vedrete poi anche la crema piedi, però appunto questa devo un attimino vedere se riuscirò ad usarla o meno. Poi appunto ho preso la crema per i piedi a piede libero, ed è un colore allucinante, tipo sembra pittura praticamente, se riuscite a notare il rosa forte, sembra un po' meno forte in videocamera. E questo ha un profumo molto gradevole, forse un pochino troppo forte, sa parecchio di menta, e questa anche l'ho già provata e mi è piaciuta moltissimo, mi ha idratato molto 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 i talloni che erano tutti secchi, veramente aridi. Poi ho preso, non mi ricordo come si chiami questa qua, ma controllerò sul catalogo, poi vi metterò un fumetto, una cosa che, anche questo è un prodotto bye bye, come la Babyface, in Slovenia appunto stavo cercando la Babyface ma non c'era più nemmeno lì,
e ho preso questa che è, allora, questa c'è tutta una storia dietro. Allora, perché questa è una specie di ballistica, insomma quelle che si buttano nella vasca da bagno, poi vi fanno tutte le bollicine, colorano la vasca, e questa lascia anche dei glitterini fucsia. Insomma, mi conoscete, potevo non prenderla sapendo che era un prodotto bye bye? Assolutamente no. Quelli della Lush Slovenia sono stati carinissimi perché me ne hanno regalato un'altra, eccole qua entrambe. Io dovete sapere che non ho la vasca da bagno qui, e purtroppo non posso mai comprare questo tipo di cose, ma siccome tra un mese e mezzo, due mesetti ci trasferiamo, sono convinta che dovremo trovare un appartamento con la vasca da bagno, e quindi mi sto già adesso attrezzando un pochino, perché davvero non vedo l'ora di provare questi prodotti da bagno della Lush. E poi l'ho lasciato per ultimo questo, sono molto contenta di averlo trovato perché ero andata a Trieste a cercarlo e quasi tutti i pacchettini erano esauriti, ma l'ho trovato in Slovenia ed è il pacco regalo Honey Farm, non so come si chiama in italiano, anche di questo vi metterò il fumetto se riesco a trovare il nome. E questo praticamente è un pacco regalo che mi sono autoregalata, che ha tutto prodotti che sanno di miele o che comunque sono molto idratanti. Adesso lo apro e vi faccio vedere quello che c'è dentro. Potete immaginare che l'ho preso anche per il sapone, non solo, ma anche per il non si mangia. E sapete, sono una grandissima fan del sapone non si mangia. L'unica pecca di quel sapone e di molti saponi Lush, non so se l'avete notato anche voi, profumano la pelle ma non rimane molto a lungo il profumo. Vorrei che fossero un po' più forti come fragranza. Comunque, allora, c'è popcorn per tutto, perché sapete che loro per l'imballaggio dei pacchetti usano i popcorn perché sono insomma biodegradabili, non come il polistirolo che va ad inquinare, quindi grandi quelli della Lush. Ecco qua il pacco, notate i popcorn, sono davvero ingegnosi questi della Lush. E allora, dentro c'era un gel doccia al miele che si chiama Flying Fox ed ha un profumo, ragazze, è la prima volta che lo provo. È una cosa meravigliosa, questo davvero solo dal profumo ve lo consiglio, se amate il profumo di miele, quello bello forte. Mamma mia, davvero meraviglioso questo qua. Poi dentro c'è una ballistica che non ha nome, non ha etichetta, eccola qua. E questo stesso discorso di quelle rose glitterate, non vedo l'ora di cambiare casa per poter prendere la vasca da bagno e usarle. Questo non profuma moltissimo. O forse il mio naso è stato totalmente sopraffatto dall'altro doccia schiuma. Ma sì, ha un po' di profumo lieve, anche questo di vaniglia e miele, credo. Il miele lo sento, ma credo ci sia anche la vaniglia. Ah, poi il non si mangia me l'hanno dato proprio così, immerso tra i popcorn, senza nemmeno impacchettarlo. Vabbè, eccolo qua. E non ha, uffa, non ha la, quello strato di come cialda di miele, questo qui, vabbè, fa niente. E anche questo ha un profumo allucinante, lo adoro. E poi c'è un'altra di queste ballistiche, non credo sia una ballistica, comunque sono sempre quelli per il bagno. E questo, allora, questo non sa molto di miele, credo, più di cacao, ed è, mi sembra davvero un dolcetto. Vedete che al centro ha una zolletta di zucchero di canna, davvero favolose. Questi prodotti Lush, non lo so, mi fanno davvero impazzire. E stessa cosa anche questa, devo aspettare un mese e mezzo, due, per trasferirmi e poterla provare. E poi ultima cosa, siccome ho chiesto un campioncino, mi hanno dato questo che, allora, mi ha spiegato che è un balsamo solido, e sono solido, e sono stati anche generosi con i campioncini, anzi sono sempre generosi, devo dire, qui a Trieste con i campioncini, e mi ha dato questo bel pezzettone di balsamo solido. Quindi questo è tutto, i prodotti che non ho ancora provato vi farò sapere come mi sono trovata e tutto quanto. Ah, e poi tra l'altro, ragazzi, mi sono dimenticata, questo è il primo video del 2011, quindi volevo farvi tantissimi auguri, tanti tanti auguri di buon anno a tutte quante voi. Spero che abbiate passato un bel capodanno, che vi siate divertite, che abbiate mangiato tantissimo durante queste feste e che insomma le abbiate passate benissimo. Io niente, con questo vi saluto e vi mando un grosso bacio, alla prossima, ciao!